Salotto prima di tutto è un luogo di lavoro per un gruppo di professionisti del design e delle arti italiani che abitano qui a Brooklyn, ma è anche un luogo creato con l'idea di far nascere un approdo per il design, la cultura e le arti italiane e la città di New York. Ci troviamo a Williamsburg, che è un quartiere di Brooklyn, ed è abitato principalmente da immigrati italoamericani che sono venuti negli Stati Uniti tanti anni fa, e dai giovani, gli hipster, gli artisti. Diciamo che ci troviamo un po' all'intersezione tra questi due mondi, perché anche noi siamo immigrati e siamo italiani, però ci riconosciamo un po', diciamo, in questa community di artisti, di designer, persone che iniziano queste correnti innovative. Siamo un collettivo, non siamo voci individuali. La nostra forza è essere tante personalità diverse che si sono unite per creare qualcosa di più grande che da soli non avremmo fatto. L'idea nasce da un gruppo di amici, designer e artisti italiani, che si sono ritrovati a condividere una casa durante il picco della pandemia. Hanno poi pensato di immaginare un luogo di lavoro dove mettere insieme le proprie competenze all'interno della città. All'inizio i nostri eventi venivano principalmente i nostri amici, gli amici di amici e la comunità italiana di Williamsburg e New York. Con il tempo ci siamo allargati, ci fa molto piacere vedere una forte affluenza anche di persone che vengono da un po' da tutto il mondo. Infatti la lingua degli eventi è sempre l'inglese, anche quando abbiamo ospiti italiani, il nostro obiettivo è parlare al mondo. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo rispetto a quello che siamo stati in grado di portare qui. Essere italiani qua è un grande vantaggio, è un asso nella manica, soprattutto se si lavora in ambiti legati al design. Ognuno di giorno fa i suoi progetti e poi a una certa ora facciamo riunioni che riguardano più salotto, iniziamo ad allestire per gli eventi che succedono di solito la sera o nel weekend. Abbiamo una struttura di pareti modulabili che permette di chiudere tutta l'area ufficio che è dietro queste colonne e il divano è un po' il palco scenico su cui i nostri ospiti si siedono, nel caso sia una talk, o diventa anche parte delle sedute, nel momento in cui facciamo delle proiezioni di film o cortometraggi. Abbiamo avuto degli ospiti veramente d'eccezione, noi abbiamo iniziato da un anno, però già siamo stati fortunatissimi ad avere Alessandro Cattelan con la sua casa editrice a 100 edizioni. E abbiamo avuto Giumpa Lahiri, che è un premio Pulitzer, scrittrice, Luca Ravenna per una stand-up bellissima, molto divertente. Di solito il nostro pubblico è americano, internazionale. Giovani, meno giovani, è veramente una melting pot di persone diverse. Stiamo facendo tutto in modo molto spontaneo, quindi no, non me l'aspettavo, ma siamo sicuramente curiosi di vedere cosa diventeremo.